Come diventare donatori di organi, esprimere la propria volontà e allo stesso tempo avere l'opportunità di cambiare idea nel corso della vita, le informazioni più tecniche della donazione, diversi gli aspetti affrontati nel corso della lezione dal titolo Donazione degli organi atto d'amore, un tema che ha coinvolto non soltanto i corsisti dell'Università Senza Età, dato che l'incontro rientrava nel corso Corpo e Mente seduti a tavola, ma anche l'intera comunità parrocchiale invitata a partecipare, sempre nel rispetto delle normative di sicurezza. Quando si pone il problema della donazione degli organi, non sempre noi ci abbiamo pensato, cioè a livello culturale non c'è un rifiuto di quello che è la morte, tutto ciò che è pertinente alla morte, quindi di qualsiasi tipo essa sia, per cui questo rifiuto comporta anche il nostro rifiuto anche nell'accettare la possibilità che si possa fare un atto del genere. La donazione degli organi è un atto che però dobbiamo staccare da quello che è la diagnosi di morte cerebrale. La morte cerebrale è un atto, come dire, obbligatorio, preesistente. La donazione può seguire, può non seguire, questo è un altro discorso, questo dipende dalla sensibilità che ciascuno di noi ha nel dare gli organi o gli organi ai nostri familiari. Ma il primo passo è quello di fare la diagnosi di morte cerebrale. Noi seguiamo pedissequamente quello che ci dice la legge, che ha riportato in maniera assolutamente precisa e assoluta quali sono tutti i canoni per dire che il paziente è in morte cerebrale, anche se ha cuore battente, ma che c'è una morte tipo neurologico. E questo tipo di seguire questo tipo di procedura dà tutte le garanzie possibili e immaginabili all'utenza. E quindi la propria volontà si può esprimere tramite un modulo che va compilato dove si scrive, si dice che uno è disposto a dare gli organi e questo viene registrato nel SIT, che sarebbe il servizio nazionale che registra tutti quelli che sono donatori di organi e poi a prescindere dal fatto che i familiari o meno possono dire sì, posso dare gli organi miei, cioè dovessi morire, io ho già espresso da tempo questa volontà. E al di là di questo discorso, se io dovessi morire, i miei organi possono essere tranquillamente, al di là che i miei familiari vogliano o non vogliano. Può essere cambiata nel corso della propria vita tutte le volte che si vuole. In fondo uno si informa, c'è cioè uno che so, all'atto di fare la carta d'identità uno può dare un sì o un no in maniera inconsapevole, un po' così, preso la domanda sì o no, è bello o brutto, cioè è difficile dare una risposta. Poi maturando e informandosi può maturare questa una decisione che consapevolmente può essere in un senso o nell'altro, e quindi in un senso o nell'altro può essere cambiata tutte le volte che si vuole nella vita. Un'occasione per sensibilizzare e informare, lasciando spazio anche all'impatto psicologico che la donazione può avere sui familiari. Della dottoressa Valentina Fiorica, lei è una psicologa psicoterapeuta che si occupa appunto dell'aspetto donazione degli organi e ci collabora da più di un anno assistendo i familiari sia nella comunicazione della notizia della morte cerebrale e richiesta di donazione di organi eventuale. E soprattutto li segue nel periodo post-lutto per l'elaborazione del lutto e facendo anche sedute psicoterapeutiche che sono assolutamente fornite al servizio sanitario. E dà informazioni su a chi vengono dati gli organi, per esempio, poi anche se non vengono naturalmente tutti sotto la forma di in maniera anonima, però dà informazioni su quello che ci sono stati dati che sono certi organi, quindi gli organi del tuo parente non si sono persi nel nulla, ma sono stati utilizzati e c'è una persona che vivono tranquillamente con un ottimo attecchimento, diciamo, del trapianto. E poi, ripeto, anche l'elaborazione del lutto.